In 50 anni le foreste italiane sono passate da 5 a 12 milioni di ettari, una buona notizia per la naturale capacità dei boschi di assorbire anidride carbonica. Ma c'è un particolare: la crescita non è frutto di un progetto di riforestazione, ma dell'abbandono. E c'è anche il paradosso che siamo i primi in Europa per l'importazione di legname per l'industria e da ardere. Più in generale, la biomassa prodotta dai boschi italiani per fini industriali o energetici non supera il 35%, contro la media europea che sfiora il 60%. Ci vuole una gestione che sia multifunzionale. Sì, la produzione, assolutamente sì, la difesa della biodiversità, e tutto questo è possibile soltanto con una strategia che permetta al mondo industriale e al mondo ambientalista di lavorare con un obiettivo comune: tutelare le foreste con gestione attiva e sostenibile. Grazie alla strategia forestale nazionale questo è possibile. Rivitalizzare la filiera della selvicoltura avrebbe ripercussioni economiche, occupazionali e migliora la risposta ad eventi estremi come incendi o tempeste come Vaia nell'ottobre 2018. Una maggiore cura dei boschi ci permette di renderli più fruibili per il nostro benessere, anche se bisogna sempre tener presente che per le foreste il primo obiettivo è la tutela della biodiversità che questi boschi ospitano.